arrivato San Valentino. Anche per me farò un dolcetto per mio marito, anche se non è che sia poi così goloso, però io sì, quindi insomma lo mangeremo insieme, magari ne mangerò un po' di più io. Comunque ho deciso di fargli quest'anno un cuore di pasta biscotto al cioccolato farcito con crema a mascarpone e frutti di bosco, e vado ad elencarvi tutti gli ingredienti. Allora, ci serviranno come prima cosa 150 g di farina setacciata, poi ci serviranno 60 g di cacao amaro, della buccia di limone grattugiata, cioè sempre la buccia di limone perché sentire l'aroma del limone è sempre piacevole, poi ci servirà mezza bustina di lievito per dolci, 4 uova intere e una chiara d'uovo, e poi ci serviranno 150 g di zucchero per montare le uova. Questo per fare la pasta a biscotto. Adesso sposto velocemente, se no la mia cameraman si innervosisce, e vi propongo per la farcitura. Ci serviranno 250 g di mascarpone, 3 cucchiai di zucchero, 2 tuorli d'uovo e dei frutti di bosco. Questi, la quantità è a piacere, a seconda di quanto vi piacciono. Ovviamente più ne mettete e meglio è. Potete cambiare i frutti di bosco con solamente dei mirtilli, dei lamponi, scusate, lamponi mi dice la regia, o insomma comunque cambiare con qualunque tipo di frutta voi preferiate. Vado a mettere dentro alla... oggi userò la planetaria per questioni di tempo, però potete tranquillamente montare le uova con lo zucchero con le fruste elettriche, proprio non c'è nessuna differenza assolutamente. Quindi vado ad aprire le uova nella bowl della planetaria, metto anche la chiara dell'uovo e lo zucchero e vado a montarla molto molto bene. Quindi una volta aperte tutte le uova metto anche lo zucchero e vado a montarla molto bene con la planetaria, in questo caso come vi ho detto, ma potete tranquillamente montarle con le fruste elettriche. Quindi vado a mescolare il lievito alla farina e al cacao. Andiamo a mescolarlo grossolanamente e andiamo ad aggiungerlo molto delicatamente alle uova. Vi faccio vedere come sono le uova ben montate. Aggiungo anche la scorza del limone e vado ad incorporare le farine, il lievito e la scorza del limone alle uova montate a neve. Quindi prendo un cucchiaio e verso in una sola volta e faccio questo lavoro delicatamente, e mano a mano, senza spolverarla la farina, la metto in un punto così, senza spolverarla, perché nel momento in cui vado a spolverarla faccio rompere le bolle d'aria e si smonta il composto, invece a noi ci serve ben montato. Quindi vado ad incorporare per bene. Nel frattempo ho acceso il forno a 180 gradi e ho preparato una teglia da forno con la carta forno, in modo che appena avremo incorporato bene tutta la farina andiamo ad infornare per 15-20 minuti al massimo. A questo punto vado a versare tutto il composto nella teglia, come vedete ricoperta di carta forno, e poi andrò a livellarlo per far sì che sia il più paro possibile, tanto poi lo taglieremo in due cuori da sovrapporre. Una volta livellato andiamo ad infornare a 180 gradi per circa 15-20 minuti. Nel frattempo che il pan di spagna cuoce andiamo a preparare la crema di farcitura. Quindi vado a mettere lo zucchero e le uova nella bulla e vado a montarle anche queste molto bene. Olè, si è staccato. Quindi ho unito i tuorli dell'uovo con lo zucchero e li ho amalgamati per bene, e a questo punto vado ad aggiungere il mascarpone e vado a continuare a lavorarlo e ad incorporarlo ai tuorli. Scusatemi, mi ero dimenticata di mostrarvi la panna. Ci serviranno anche 250 g di panna montata, e l'ho montata adesso e la andiamo a mettere ad mescolare, quindi ad incorporare alla crema di mascarpone. La prima staremo un po' meno attenti perché dovrà ammorbidirsi questo composto, poi l'altra la aggiungeremo con un pochino più di delicatezza. Porta,
Vado. Mamma, allora, si sente Ariel. Non importa, ce l'abbiamo. Una volta fatto, l'abbiamo fatto freddare, ok? E andiamo a fare o a mano o con una forma, magari prendete un cartoncino, disegnate il cuore, lo mettete sopra e lo potete ritagliare. Poi fatto il primo potete ritagliare il secondo e andiamo a posizionarlo sulla nostra piatto di portata. Qua mi sono scordata il pezzetto in mezzo. Aspetta, mi sono scordata il cuoricino. Comunque con questi poi ci potete fare tante altre cose, insomma poi potete farci, non so, magari farci dei piccoli strati, un mille foglie di questa crema che darete ai vostri bimbi che resteranno a casa per quella sera o che manderete a casa con i nonni. Quindi mettiamo questo, poi con un po' di Alkerms, è rosso come il colore di San Valentino, lo mettiamo in un bicchiere, ops, un po' troppo, però ci sta tutto per quella sera, e bagniamo il cuore, un po' per dargli quel tocco, non so, di frizzantezza. Beh, ecco, ho schizzato tutto. Andiamo a ricoprire tutta la superficie del dolce. Adesso mettiamo un po' di frutti di bosco, così sparsi un po' qua e là, e questi pure dipende un po' da quanto vi piacciono. Sto facendo un pastrocchio oggi. Bagniamo anche la superficie del secondo cuore. Quindi una volta fuso il cioccolato, abbiamo fuso il cioccolato, io l'ho fuso al microonde, il cioccolato fondente, lo vado a mettere sul bordo facendolo cadere piano piano, vado a farlo scendere delicatamente, che non deve coprire tutta la superficie sopra, sì, però il bordo si deve vedere la farcitura. Adesso metto i frutti di bosco ancora sopra. E dopo, in ultimo, li pulirò tutto bene il piatto. Cerchiamo di metterli il più garbatamente possibile. Poi andiamo a metterlo in frigorifero. Questo si può fare anche il giorno prima, tranquillamente. Anzi, è meglio fatto il giorno prima perché così si mantega bene tutto, insomma. Vado a colare anche sui frutti di bosco, così. Ok, basta, pochissima cioccolata. Questa è la mia proposta per San Valentino. La ricetta mia per San Valentino è finita. Ci vuole un po' di tempo per realizzarla, però vi assicuro che è di sicuro successo. Voi che fareste per San Valentino? Che farete per San Valentino? Poi fatemelo sapere nei commenti. Un saluto a tutti e vi auguro un buon San Valentino. A presto!